Bene, grazie intanto dell'invito, mi fa molto piacere essere qua. In realtà il titolo della mia conferenza è un momentino più lungo di quello che compare nel manifestino, perché parto da un'altra missione spaziale che ha il nome di Giotto. È la prima missione, come poi vi dirò, che l'Europa fece nello spazio interplanetario e che prese il nome dal grande pittore con le motivazioni che vi dico. Quindi scienza cometaria, le comete sono piccoli oggetti, certo non parliamo dell'universo come tale, ma sono straordinariamente importanti e comete viste sia dei telescopi terrestri, ma soprattutto vi parlerò delle comete viste da sonde che navigano nel nostro sistema solare. Ora, perché è importante studiare asteroidi e comete? Quella che vedete qua è un po' una culla nostra, cioè è un insieme di nubi di gas, è lo spazio interstellare, da cui si originano stelle, pianeti, comete, e quindi sono un po' la culla da cui noi siamo nati ormai quasi 5 miliardi di anni fa. Questa è un po' l'età standard del nostro sistema solare. E perché le dobbiamo studiare? Perché questi sono corpi primitivi. Mentre la nostra Terra si è evoluta per l'atmosfera, le precipitazioni, la tettonica a zolle, eccetera, queste comete sono invece rimaste praticamente inalterate nel corso di questi miliardi di anni. Come ho scritto qua, sono specie di scrigni, di cassaforti del tempo che racchiudono informazioni primigenie. L'altro motivo è che soprattutto le comete possono avvicinarsi alla Terra e addirittura cadere sulla Terra, soprattutto in passato, e così facendo portano dalle estremità del sistema solare fino a noi degli elementi che sono anche preziosi per la vita. Ad esempio il ghiaccio di acqua, il ghiaccio di anidride carbonica, metalli come il ferro, come il silicio, come il fosforo, l'ossigeno, l'azoto, eccetera. Quindi sono portatrici di blocchetti di elementi che poi sono anche fondamentali per lo sviluppo della vita. E infine, perché sono laboratori molto complessi di chimica e di fisica in condizioni che a Terra praticamente non possiamo riprodurre. Adesso è una diapositiva un po' complicata, ma per farvi vedere come dalle stelle si passi ai pianeti con molecole via via più complicate fino ad arrivare agli acidi RNA o il DNA che sono la base della vita. Quindi queste comete sono proprio laboratori in cui avvengono dei fenomeni che a Terra non riusciamo a riprodurre. Ma allora la domanda che mi potete fare è: ma perché li dobbiamo studiare dallo spazio e non solo da Terra? Abbiamo a Terra dei bellissimi strumenti, i grandi telescopi, radiotelescopi, abbiamo satelliti in orbita terrestre, ma perché dobbiamo andare proprio vicino alla cometa? E la risposta me la dà la cometa stessa. Qua ne vediamo una molto bella, la cometa detta di Hale-Bopp, che qualcuno di voi sicuramente ha visto, perché è passata nel 96-97, è rimasta visibile per mesi e mesi, no? È una cometa da libro di testo, ha tutto quello che ci vuole per essere una bella cometa. Ha una bella coda blu, vedete, diritta, una coda gialla un pochino più curva, ed ha il Sole qua in basso a sinistra. E il Sole è in un certo senso il motore, l'agente responsabile di tutto quello che vediamo. Ora, cosa esce dal Sole? Beh, è abbastanza semplice da dire. Esce luce e calore, no? La luce del Sole. Ma non esce solo luce e calore. Escono delle particelle di protoni e di elettroni ad alta velocità. Guardate, parlo di 500 km al secondo, non all'ora, eh? Quindi sono particelle molto energetiche, esce un campo magnetico che si diffonde per tutto il sistema solare, e quando questi componenti arrivano sulla cometa si sviluppa qua una chioma. Fate conto, una regione di 100.000 km attorno al nucleo,
più o meno 100.000 km di polvere e gas, poi si sviluppa una coda di polvere, vedete questo colore giallastro, semplicemente perché la polvere diffonde la luce del sole, quindi ha lo stesso colore della luce del sole, ed è curva perché è fatta di particelle materiali e quindi si dispongono queste particelle lungo l'orbita della cometa. Questa coda può essere lunga 10, 100 milioni di chilometri, sono strutture molto grandi. E infine c'è una coda bluastra, vedete, molto più diritta perché è fatta di molecole di gas ionizzato o neutro che è essenzialmente in direzione opposta al Sole. Quando noi vediamo la coda diritta, questa blu, sappiamo che il Sole magari è sotto l'orizzonte dall'altra parte. Ma il tutto, tutto questo che vedete, origina qua dentro. Dentro la chioma ci deve essere un nucleo molto piccolo, qua dentro, che da Terra non si vede. Per vedere come è fatto questo nucleo, che cosa succede là dentro, non c'è altro da fare che mandare una nostra sonda dentro alla chioma. Quindi ecco perché dobbiamo andare. Adesso qui c'è una diapositiva molto complicata, che non voglio spiegare più di tanto, ma per dire che i fenomeni chimici e fisici che avvengono fuori li possiamo osservare da Terra, ma quello che succede nei primi 10, 100, 1000 km attorno al nucleo, da Terra non lo vedremo mai. Non riusciremo mai a capire quali sono le molecole, diciamo, madri che hanno generato le figlie che vediamo da Terra. Quindi ecco perché abbiamo bisogno di andare da dentro. E naturalmente andare lì è possibile da non tanti anni, è possibile solo da quando si è aperta la finestra spaziale. Con due missioni che nel mio caso sono state fondamentali, la missione Giotto e la missione Rosetta. Vediamo allora la Giotto. Sono 30 anni che la missione Giotto è passata dentro alla madre di tutte le comete, per così dire, la cometa di Halley, la prima cometa di cui Edmund Halley scoprì la periodicità. E partì, diciamo, nel 1985 e tra il 13 e il 14 marzo del 1986, quindi sono passati esattamente 30 anni, la sonda riuscì per la prima volta nella storia dell'uomo, e notate è una sonda europea, e insisterò molto sull'aggettivo europeo e quindi anche italiano, e ebbe un'importanza fondamentale non solo dal punto di vista scientifico. Qui parlo anche per l'avvocato e per chi si interessa di politica, perché si riuscirono a superare i vincoli, le barriere che sembravano insormontabili della guerra fredda. Allora c'era ancora l'Unione Sovietica, non vi ricordate? Eppure riuscimmo, come vi farò vedere, a fare una grande collaborazione scientifica. La Giotto figliò, per così dire, la missione Rosetta, che è quella che è in corso in questo momento. Quindi è sempre bene avere un momento di visione storica, no? Perché così si capisce la Rosetta, se si capisce l'importanza della Giotto, che aveva una missione primaria molto semplice, dimostrare che quello che vi ho detto prima è vero, cioè che le comete hanno davvero un nucleo, che avevamo ipotizzato su base di tanti dati, ma che nessuno aveva mai visto. E poi vedere come era fatto. Quindi vedete, mi permetto di far vedere un personaggio italiano che fu fondamentale in quegli anni, il professor Giuseppe Colombo, grandissimo matematico, membro anche dell'Accademia delle Scienze di Torino, che fu lui che in un certo senso inventò il nome Giotto e lo impose alla comunità scientifica europea. Perché Giotto? E perché Padova? Perché questa è il riquadro dell'adorazione dei magi che abbiamo nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Magari qualcuno di voi è stato a vederla, no? E nel riquadro della Natività vedete che Giotto raffigura una cometa. E andando indietro, pensando che Giotto l'ha dipinta nel 1300, tra il 1303 e il 1305, quando era a Padova, andando indietro si vede che la cometa, che poi oggi chiamiamo di Halley, passò effettivamente
nell'autunno del 1301, quando Giotto era già a Padova, e la dipinge per la prima volta nella storia. Questo è un ingrandimento, vedete, in modo molto simile alla commedia che vi ho fatto vedere prima, una chioma da cui si diparte una lunga coda. E quindi Giotto, per così dire, è il primo pittore che in modo quasi realistico, quasi scientifico, dipinge una commedia. Quindi la sonda europea meritava davvero il nome di Giotto, e la sonda Giotto va verso la cometa di Halley. Edmund Halley, grandissimo amico di Newton, senza Halley Newton non avrebbe mai pubblicato niente, fu Halley che lo spinse proprio a forza a pubblicare le sue grandissime idee. Halley nel 1705 si accorge che comete viste in secoli precedenti erano in realtà la stessa cometa, perché avevano la stessa orbita, e quindi prevede che la cometa ripasserà nel 1759, e notate che muore prima di vedere avverata la sua profezia, così come Beppi Colombo, quello che fa vedere, è morto prima di vedere la conclusione della Giotto. E questo è un po' un destino, se volete, triste, ma in realtà gli uomini grandi lasciano in eredità ai posteri del loro idee. Quindi Halley dimostra che questa cometa è la prima cometa periodica, e prevede, e andando indietro nei secoli si vede che questa cometa è stata vista a ogni passaggio a un periodo di circa 75 anni. Una volta potevo dire è una specie di orologio cosmico che passa a ogni durata di vita dell'uomo, no? Adesso la vita si è allungata, ogni anno si allunga di un anno, ma insomma, pensate, la prima volta che sicuramente è stata vista è stata nel 240 avanti Cristo dai cinesi. È stata vista e registrata a ogni passaggio successivo, perché è una bella cometa, si può vedere a occhio nudo, e pensate a quante civiltà diverse ha visto nel corso dei suoi passaggi, e chissà cosa vedrà nel corso del prossimo. Questa è la cometa di Halley, e qui siamo a Padova di nuovo. Questa è la torre della Specola di Padova, dove figura un affresco che fu dipinto dopo appunto il passaggio del 1759, e fu una grandissima prova della validità delle leggi di Newton, che affermano che la gravitazione è universale, e la dimostrazione avvenne proprio usando anche la cometa di Halley. Quindi capite che importanza storica ha avuto la cometa in passato, ma che ha avuto anche nell'86, quando per la prima volta nella sua storia non è stata vista solo da gente sulla Terra, ma è stato possibile mandare sonde dentro a quella famosa chioma dove nessuno era mai stato. E vedete, ci fu una specie di grande armada, una flottiglia di navicelle spaziali, due giapponesi, due sovietiche, una europea e una americana, che era là un po' per sbaglio, ma il grosso l'abbiamo fatto con i sovietici e con l'Europa. Guardate che qua la scala è logaritmica, cioè molto compressa. La sonda che è passata veramente dentro è stata la Giotto europea e le due sonde chiamate Vega dei sovietici. E allora i sovietici furono estremamente collaborativi, perché loro passarono qualche giorno prima di noi e ci dissero, proprio nonostante la difficoltà di telefonarsi tra l'Unione Sovietica e l'Europa, ci dissero: guardate che la cometa non è lì, ma è lì. E quindi la Giotto riuscì a effettuare l'ultima correzione di rotta proprio qualche giorno prima di passare lì. Fu un esempio così straordinario sul piano politico che alla fine dell'86, nel novembre, tutti i partecipanti alla Giotto, compresi i sovietici, compresi i giapponesi, compresi gli americani, furono ricevuti da Sua Santità San Giovanni Paolo II. La prima volta che un Papa riceve in Vaticano una delegazione
di astronomi così forti. E il Papa fu donato un libro che aveva in copertina appunto il riquadro della Natività. Quindi capite che grande impresa fu quella. Adesso noi costruimmo noi a Padova la camera fotografica che fece le immagini, salto un pochino tutto praticamente, non finisco più, e questa fu l'ultima immagine del nucleo della cometa di Halley. Perché l'ultima immagine? Che noi stavamo andando lì dentro alla bella velocità di 76 km al secondo, non all'ora, quindi dovete moltiplicare per 3600 la velocità per avere. E lì un granellino microscopico di polvere ci colpì e con l'energia cinetica così grande fu in grado di distruggere il nostro specchio. E quindi questa è stata l'ultima immagine che non so se riuscite a vedere da lì, ma si vede un corpo scuro, lo vedete qua, che è di circa 15 km per una decina di chilometri, molto scuro, coperto da una patina di idrocarburi, proprio composti di carbonio e idrogeno, da cui escono verso il Sole dei getti di polvere e di gas. Che gas? Vapor acqueo. In quel momento la cometa perdeva circa 80 tonnellate di vapor acqueo ogni secondo. Per dirvi quanto ghiaccio ci sia dentro la cometa e quanto importanti possono essere state le comete per portare acqua o ghiacci di acqua anche sulla Terra, sulla Luna, su Marte e così via. Trovammo tante belle cose con la missione Giotto, ma una delle cose fondamentali che trovavo è che ci voleva un'altra missione, non una missione sola chiaramente, avete bellissime cose, ma insomma bisogna fare almeno un'altra. E quindi quasi subito dopo la conclusione ci mettemmo lì a studiare una missione ancora più grande, ancora più importante, e finalmente nel 95 riuscimmo a convincere l'Agenzia Spaziale Europea, quella italiana, quella tedesca, quella eccetera, a dare i soldi per questa grande missione che ovviamente cambiò nome e si passò da Giotto a Rosetta. Si passò dalla Cappella degli Scrovegni a Padova alla stele di Rosetta, che è al British Museum. E questa stele ha un'importanza anche militare non piccola, perché fu scoperta dai soldati di Napoleone nel 1799, era un pietrone nelle mura di un forte. Due anni dopo, i francesi vengono sconfitti dagli inglesi e dai turchi ad Alessandria, e come bottino di guerra gli inglesi si prendono la stella e la portano al British Museum, dove è tuttora. Ma a quell'epoca, avvocato, i generali erano anche gentiluomini. E allora, quando il generale francese si arrende al generale inglese, sa che la stele è molto importante sotto il profilo scientifico, e nel documento di resa viene proprio citata la stele e ne vengono fatte delle copie, perché forse sapete che l'esercito francese di Napoleone era sempre accompagnato dai sapienti, dalle savants, i quali savants si fanno una copia e la portano a Parigi, e un'altra copia viene mandata a Berlino. Quindi diciamo, la storia è affascinante, no? E perché è importante la stele? Perché contiene la stessa frase che si riferisce al faraone Tolomeo, se non ricordo male, in tre linguaggi: nel greco, nel demotico, che è il linguaggio popolare egizio, e nel geroglifico. E quindi la stele, adesso, comincia a dar modo di decifrare i geroglifici. Per cui noi diciamo che la prossima sonda deve cominciare a decifrare ancora di più i misteri delle comete, la chiamiamo Rosetta. E quella che vedete qua è un'immagine dell'Egitto, che lo vediate molto bene, no?
fatta dalla nostra camera, che ovviamente abbiamo chiamato Giris, gli occhi di Rosetta li chiamiamo Giris, quando passammo sopra l'Egitto facemmo questa serie di belle foto, credo che fosse riuscita a vedere il nido qua, no? Il nido. Dov'è? Fu trovata Rosetta. Rosetta, eccola qua di nuovo, la stele, fu trovata sul delta del Nilo. Come vi dicevo, lì c'era l'esercito di Napoleone. Mentre più giù, questo che vedete è una pagina del diario di Champollion, che era un giovane archeologo francese, che con grandissima pazienza, forza di associare figurine con lettere, comincia a decifrare il geoglifico. Siamo intorno al 1820. Qui al Museo di Torino avete una raccolta straordinaria. No? Ecco, e Champollion è tra i torini, che non aveva computer, non aveva niente, era solo proprio gioco di pazienza e di grande ingegno. E invece più giù, dove oggi c'è la diga di Assuan, viene scoperto un obelisco, chiamato obelisco del Tempio di File, da un altro padovano, l'esploratore Belzoni, che riesce a venderlo al solito inglese. Quindi la stele è al British e l'obelisco di fila è nella casa di questo signore in Inghilterra. E questo è il tempio di file. Perché file? Perché vi farò vedere come è fatta Rosetta. Il tempio di file oggi, quando fu tagliato, è trasportato su un lago che prende il nome di Alilchia, e file e Alilchia sono nomi che ricorreranno in quello che vi dico. Scusate, torno indietro un momento. Ecco, allora noi costruimmo la camera Halley Multicolor Camera a bordo dell'auto. Oggi abbiamo costruito i due occhi di Rosetta, che è un'astronave enorme, di cui poi vi parlo tra un momento. Ecco, dove va la sonda Rosetta? La sonda Rosetta non è andata verso una cometa bella e grande, perché non ce n'erano a disposizione. È andata verso una cometina piccola, questa, che prende il nome dei due scopritori, che allora erano sovietici perché l'hanno scoperta nel 69 e oggi sono ucraini. Lui si chiama Churyumov e lei Gerasimenko. E una cometa piccolina, vedete, non ha due belle code, ne ha praticamente solo una, un po' polverosa, ma questa cometa è quella su cui noi siamo lì da quasi due anni e che ha avuto un destino strano. Questa cometa se ne andava un po' per i fatti suoi quando nel 1959, va troppo vicino a Giove. Questa è la distanza tra la cometa e Giove. Nel 59 va troppo vicino, Giove la cattura, la fa diventare una delle sue schiavette, una cometa della famiglia delle comete gioviane. E da allora la cometa ha un'orbita, una solita orbita ellittica, come hanno tutti i corpi che rispettano le leggi di Newton e di Keplero, un'orbita che la porta un pochino più fuori dell'orbita di Giove, quello che noi chiamiamo l'afelio, il punto di massima distanza dal Sole, no? E un pochino fuori dell'orbita della Terra, il punto di massima vicinanza, che è il perigeo. È un'orbita che la cometa descrive in circa 6 anni e mezzo. Ed è lì dal 1959, che vedete ogni 6 anni e mezzo fa un passaggio. Vi dice, è una cometa piccola e brutta, se volete, non la vedremo mai a occhio nudo, però è il nostro, diciamo, dove siamo, con Rosetta. E qui vedete, Rosetta qui, eravamo a Torino nel 2001, negli stabilimenti di quella che oggi si chiama Thales Alenia Spazio, e che allora si chiamava prima Air Italia, poi Alenia e così via. Vedete, non so se riuscite a vedere gli uomini qua. Cioè, no. Questo che vedete è uno dei due pannelli solari, ce n'è un altro da questa parte, 16 metri per 2. Quindi sono oltre 60 metri quadri di pannelli solari che alimentano
occupano tutta la sonda. Noi allora abbiamo costruito i due occhi Osiris, l'Italia ha costruito un altro strumento molto importante, si chiama Virtis, e un terzo strumento molto importante che si chiama Giada, e poi ci sono strumenti di tutte le altre nazioni europee, più due, questo e questo, che sono stati forniti da colleghi degli Stati Uniti. Ma il grosso, vedete, è tutta Europa. È partita con un Ariane il 2 marzo del 2004, la cometa. Quindi, vedete, 12 anni fa. È partita da Kourou e con un lungo viaggio, finalmente nell'agosto del 2014 è arrivata sulla sua destinazione finale, cioè la cometa Churyumov-Gerasimenko. È stato un lungo viaggio, perché durante questo viaggio la sonda lanciata da Terra è ripassata due volte vicino alla Terra per prendere una spinta gravitazionale più forte. È passata una volta vicino a Marte e di nuovo una terza volta vicino alla Terra per andare finalmente a catturare la cometa dopo l'orbita di Giove. Nessuna sonda europea era mai andata tanto distante quanto Rosetta. E noi diciamo che abbiamo costruito i due occhi, sono due occhi un po' diversi uno dall'altro, uno vede meglio da vicino, l'altro vede meglio da lontano, è stato costruito da un consorzio di istituti europei, in Italia abbiamo costruito delle parti molto belle, anche molto sofisticate sotto il profilo tecnologico, tutto funziona benissimo. E come curiosità storica, perché ogni tanto mi piace intervallare con la storia, i due specchi della nostra camera non sono molto più grandi delle lenti del primo telescopio fatto da Galileo nel 1609 a Padova. Quindi sono naturalmente pezzi di ottica molto più sofisticati, tutto più, ma come dimensioni siamo lì. E quindi insomma Padova, adesso non passo per vantarmi, ma manteniamo, forse passo per vantarmi, manteniamo una tradizione secolare. Prima di arrivare alla cometa, però, abbiamo fatto due belle cose. Siamo passati vicino a un asteroide che si chiama Steins, un asteroide piccolino, sono appena 6,5 km. Siccome sembra quasi un diamante, abbiamo dato le varie caratteristiche topografiche nomi di pietre dure o di pietre preziose, ossidiana, agata e così via. E poi siamo passati vicino a un altro asteroide, questa volta molto più grande, 120 km, quindi era il più grande asteroide mai sorvolato fino a quel momento da una sonda umana, siamo nel 2010, in cui vediamo dei dettagli straordinari, e siccome Lutetia è stato scoperto nel 1859 a Parigi, no? E per non chiamarlo Parigi hanno dato il nome latino della città nel secondo secolo, dopo Cristo, abbiamo usato i nomi latini di città, ad esempio, per battezzare i vari crateri. E il cratere numero uno è Patavium. Quindi, c'è tantissima storia. Volevo dire ai ragazzini che anche il latino ogni tanto serve. Cosa succede dopo Lutetia? Dopo Lutetia la sonda se ne va verso la cometa, e siccome deve andare al di là dell'orbita di Giove, dove la luce del Sole è debolissima, non c'è verso di tenerla alimentata, c'è troppa poca energia. E allora si prende la decisione drastica di spegnere tutto. Quindi dal giugno del 2011 fino al 20 gennaio del 2014 la sonda è stata spenta. Nessuno ha più potuto né trasmettere né ricevere. Ci siamo fidati delle famose tre leggi di Keplero, che tu devi sapere bene, quindi ci siamo fidati, perché la sonda era lì che navigava inerte, ma non, a meno che non avesse avuto proprio un urto catastrofico o qualcosa, ma tutto era spento tranne un piccolo timer, un orologino, che avrebbe dovuto
risvegliare automaticamente la sonda il 20 gennaio del 2014. Ed è stato un momento, vi assicuro, sono state ore di tensione estrema, anche perché il segnale arrivò, il segnale mi sono svegliata, arrivò con quasi un'ora di ritardo, quindi vi assicuro che dalle 19 alle 20 fu veramente... Ecco, comunque, andato tutto bene, e allora questa è la storia successiva al risveglio. 20 gennaio Rosetta si risveglia, eravamo a 5 milioni di chilometri dalla cometa, appena dentro l'orbita di Giove, penso che riusciate a vedere l'orbita di Giove, Marte, Terra. Dopodiché ci avviciniamo progressivamente alla cometa e il 6 agosto la raggiungiamo. Ci mettiamo proprio in orbita attorno alla cometa, 6 agosto del 2014. Quando siamo nel novembre di quell'anno, viene rilasciato dalla sonda un modulo che va ad atterrare sulla cometa, di nuovo per la prima volta nella storia dell'uomo, e questo modulo viene chiamato File, ecco perché vi ho fatto vedere l'obelisco e il tempio, e siamo ancora ben prima dell'orbita di Marte. Poi nel giugno del 2015 attraversiamo l'orbita di Marte. Nell'agosto del 2015 andiamo nel punto di minima distanza dal Sole, cioè nel perielio, e poi a novembre di quell'anno riattraversiamo in uscita l'orbita di Marte. Oggi siamo qua, e la missione finirà alla fine di settembre di quest'anno. I piani originali erano di farla finire nel dicembre dell'anno scorso, ma siccome funziona tutto così bene, i risultati sono questi ordinari, ci hanno dato altri 9 mesi di vita. Ecco quindi il giro, l'abbiamo preso qui e lo lasceremo più o meno dall'altra parte dell'orbita. Vi faccio vedere alcuni risultati scientifici. Adesso mi scuso un po', penso di avere tempo ancora. Vi faccio vedere soprattutto quelli che abbiamo ottenuto noi con i nostri occhi, con la camera Osiris, che in realtà sono due sensori a stato solido, un po' simili a quelli dei tablet o delle telecamere digitali, no? Ma chiaramente molto più sofisticati. Quando ci siamo avvicinati alla cometa, credevamo di trovare un corpo fatto così, cioè un nucleo di 4-5 km di diametro, piuttosto irregolare come forma, questa era la previsione, ma poi quando siamo stati... Come? Era un pomodoro, sì. Ma quando siamo stati vicini, sorprese enorme, non era per niente fatto così come volevano i matematici, era fatto così, con un corpo, una testa e un collo, vedete, che ruota su se stesso in circa 12 ore e mezzo. Chiamatela come volete, una paperetta, uno scarpone, qualcosa di simile. E veramente quando abbiamo visto queste immagini siamo tutti rimasti molto sorpresi, perché è la prima volta che si vede una cometa fatta così, no? Quando siamo stati a 100 km, abbiamo cominciato a vedere dei dettagli ancora più attraenti, insomma, la testa complicata con un grosso buco qua, pianure, asperità, eccetera. E già allora, notate che eravamo ben prima dell'orbita di Marte, cioè quando il calore solare è ancora molto poco, già allora la cometa era attiva. Questo è molto accelerato, vi ho detto che gira in 12 ore e mezzo, no? Ma notate che dalla zona del collo usciva già un bel getto di polvere. Anche questa è stata... Ecco, e allora siamo a 100 km di distanza. E qui il disegnatore dell'Agenzia Spaziale fa un bel montaggio, no? Prende il modellino della sonda, Rosetta, e gli mette l'immagine che vi ho fatto vedere prima. Questo è chiaramente un fotomontaggio, ma questo è vero.
Questo è un selfie, per dire così, di Rosetta che si fotografa, vedete uno dei due pannelli solari, la cometa e il centro di polvere. Vi assicuro che è stata un'immagine commovente, perché uno ha la sicurezza fisica di essere lì, perché questo è il tuo strumento, sono i tuoi pannelli, qui sopra c'è la tua sonda, e tu sei lì, vicinissimo alla cometa. Quindi sono immagini che secondo me dovrebbero andare anche nei libri di filosofia, nei libri, perché ti fanno vedere che l'uomo c'è davvero là, no? Certo, i suoi strumenti, ma è come se ci fosse lui. E quindi sono immagini, secondo me, di una immediatezza straordinaria. Siccome siamo lì vicino, la sonda viene lievissimamente perturbata dal campo gravitazionale di questo oggetto che là è vuota. Dalle perturbazioni della sonda, dalle piccole accelerazioni e dal volume che misuriamo noi, si scopre che la densità è, sì e no, metà della densità dell'acqua. Cioè, se la mettessimo in acqua, speriamo che non succeda mai, ma se la mettessimo in acqua, galleggerebbe, perché è densa metà dell'acqua. Allora, qual è, un materiale terrestre che si assomiglia molto? La pomice. La pomice. Perché questo è, c'è anche tanto ghiaccio, ovviamente, ma insomma, la pomice è un buon sistema di riferimento. Misuriamo la massa complessiva, perché sappiamo il volume, sappiamo la densità, e quindi abbiamo avuto in quell'agosto del 2014 una serie fondamentale di informazioni. I geologi cominciano a studiare le varie differenze morfologiche della superficie. Vi dicevo, ci sono pianure, ci sono asperità, ci sono concavità, eccetera. Quindi cominciano a classificare e diamo i nomi a queste regioni. E siccome siamo su una cometa egizia, diamo il nome di divinità egizia, no? E vedete che la cometa sta ruotando. Questo è un modello matematico molto bello. Abbiamo un modello matematico sofisticatissimo della cometa. Vedete che ruota, c'è questo enorme canyon qua, sta parete ad un chilometro circa, e i vari nomi di divinità tipo Nut, Mahet, eccetera, che sono stati dati alle varie regioni, così quando parliamo di quella regione sappiamo che nome ha. Vedete che c'è anche, ho consultato un'egittologa romana, perché non è facile scrivere i nomi egizi. E i geologi cominciano a preoccuparsi, ma come mai abbiamo questi due corpi, come si sono formati, cosa li tiene assieme, soprattutto un modello estremamente sofisticato su cui è inutile che insista qua, ma sappiamo che il campo gravitazionale è piccolissimo, sappiamo le pendenze, sappiamo alla fine da dove è venuta questa cometa prima che Giove la catturasse. Questa cometa si deve essere originata in questa zona, in questa fascia che chiamiamo fascia di Kuiper, circa, guardate la distanza da qua a qua, è circa 100 volte la distanza tra il Sole e la Terra. E deve essersi formata qua veramente agli inizi della formazione di tutto il sistema solare, in questa zona anche gira anche Plutone, per dire. E poi per un qualche accidente è caduta verso il sistema solare interno e finalmente Giove l'ha catturata. Questo è un modellino di come i due corpi si possono essere aggregati assieme, cioè si devono essere, per così dire, avvicinati a bassa velocità fino a che poi c'è stata una specie di quadrescenza che ha dato origine a questo collo, no? Questo è un modello, naturalmente, non è detto che sia vero, però è molto suggestivo. E poi andiamo ancora più vicino, da 100 km cominciamo ad andare verso i 10-20 km e vedete che troviamo dei panorami
veramente bellissimi su questa cometa. Notate, credo che qualcuno di voi si preoccupi, ma questi massi perché non cadono? Perché non cadono? Perché non c'è un basso, un alto? In realtà il campo gravitazionale è verso l'interno, non è verso il basso come sembra, no? Lo vediamo ancora meglio. Guardate questo, sembra proprio una montagna con un ghiaione, no? Con dei massi sopra, ma in realtà è ancora più bello. Adesso vi faccio vedere questa parete alta 1000 metri, con delle fratture, con delle terrazze, e qui se mandate il vostro alpinista qua, lui ci cammina su, perché la gravità è verso l'interno. E nonostante tutto, la somiglianza con un monte delle Dolomiti è straordinaria. Ma sono situazioni diversissime, come gravità, come densità della materia, come tensione superficiale, però dal punto di vista estetico sembra quasi di essere su una delle nostre montagne, quindi i suoi ghiaioni, i massi, le fratture verticali e i terrazzamenti. A proposito di massi, uno dei miei studenti si è messo lì a contarne tutti quelli più grandi di 7 metri, ne ha contate migliaia prima di impazzire, e una di queste zone è particolarmente bella. Vedete? C'è una specie di letto di sabbia su cui si vedono dei massi alti 50-60 metri, per cui abbiamo detto, beh, questa si assomiglia troppo alle piramidi di Giza, no? Per cui abbiamo chiamato piramide di Cheope il più grande di questi massi, circa 50 metri, vedete, sembra posato su un letto di sabbia, e quindi sono... veramente nessuno si aspettava di tutto quello che vedete qua, non l'ha mai visto nessun altro prima di noi. Alcuni di questi massi sembra addirittura che siano stati spinti da un vento che chiaramente lì non c'è, tant'è vero che hanno lasciato una traccia sulla sabbia. Avete mai visto sul deserto del Sahara il vento che spinge i sassi, no? Oppure sembrano dune di sabbia queste. Naturalmente non c'è vento lì, qui devono essere quei getti di gas e di polvere che abbiamo visto prima, che spingono in orizzontale sulla superficie. È una specie di vento. Guardate questa, è una frattura che ci fa pensare che lì il calore solare possa deformare in modo anche non trascurabile la superficie. Poi c'è un pozzo che è così bello, sono circa 300 metri, fondo alti 300 metri, che naturalmente c'è sempre quello che ci ha visto l'astronave dell'alieno che viene fuori. E se andate su YouTube lo trovate. C'è tutta una storia che è stato un complotto nostro e della NASA, perché sapevamo che lì è una base spaziale di qualcuno. Ma vedete questo pozzo? È veramente sempre scavato da qualcuno, tanto bello molto. Ma naturalmente, ad esempio, non ce l'ho qua, ma se andate in Siberia ci sono dei posti naturali altrettanto belli, prodotti da esplosioni di metano. Vediamo adesso cosa è successo il 12 novembre, quando da Rosetta viene fatto scendere sul suolo cometario il modulo chiamato Philae. Impresa difficilissima, adesso vi faccio vedere perché. Questa è l'orbita di Rosetta, che viene su così. A un certo punto la traiettoria viene deviata, vedete, si accendono dei razzettini che sono a bordo di Rosetta, l'orbita viene deviata e al momento giusto dalla sonda Rosetta si stacca Philae, che viene a cadere lievemente nella zona voluta chiamata Aghilchia. Da qui a qui sono circa 25 km. Philae è andato giù molto lentamente, ci ha messo circa 7 ore a descrivere questi 25 km. E notate che in quelle ore il corpo ruota, no?
per cui è stato un bellissimo lavoro, anzi di due italiani, uno si chiama Comasso e l'altro si chiama Ferri, Paolo Ferri e Comasso, che hanno fatto tutti i conti per vedere il momento giusto e la velocità con cui rilasciare il film. È andato tutto benissimo, dopodiché vedete Rosetta si è messa sulla via di fuga, un po' come il bombardiere che sgancia la bomba e si mette su un'orbita parabolica, e noi con Osiris siamo rimasti lì, no? Noi siamo su Rosetta e man mano che File scende, fotografiamo. E qui vedete File che ha aperto tre zampe su cui atterrare e che sta scendendo, ruotando lentamente verso la cometa. Quindi anche queste sono tutte immagini vere che noi abbiamo fatto per vedere appunto questa discesa. A un certo punto vediamo File contro la superficie della cometa e la vediamo a vari istanti finché non tocca. E quando tocca, qua, succede l'imprevisto, che invece di fermarsi, File rimbalza via. Lo sappiamo che ha toccato, perché vediamo i tre buchi delle tre zampe, li vedete? Eccoli qua. Quindi sappiamo che ha toccato, ma poi è rimbalzata via e la vediamo, per fortuna, la vediamo là, prima che scompaia sotto l'orizzonte. Qualcosa non ha funzionato, invece di fermarsi è rimbalzata via. È rimbalzata via e quindi è stata una grande delusione, ha fatto tutto questo lungo salto, in realtà è stato complicato perché ne ha fatti tre di salti, insomma alla fine è andata a finire lì, dove non lo sappiamo esattamente, è qua dentro, in una zona che abbiamo chiamato ovviamente Abydos, una specie di nascondiglio, no? E non l'abbiamo più vista. La sonda ha provato, File ha provato a trasmettere, l'abbiamo sentita due o tre volte, ma mai fotografata, e poi ha smesso di funzionare. Quindi File è là e un po' sicuramente ha funzionato, ma non abbiamo perso praticamente ogni speranza di rivederla. Arriviamo a marzo dell'anno scorso. Stavamo prendendo immagini bellissime. Qualcuno di voi sa cos'è questa roba scura? È la nostra ombra, è l'ombra di Rosetta proiettata sulla superficie della cometa. E questa è una delle scene più belle che possiate vedere. Cioè, proprio veramente una cometa da favolosa. Solo che quel giorno succede l'imprevisto. Un secondo imprevisto. File è rimbalzata via. Questa volta cosa succede? Che il Sole, adesso qua siamo già parecchio vicini al Sole, siamo già dentro l'orbita di Marte, il Sole comincia a scaldare tanto la superficie da cui si rilasciano getti di polvere. E noi siamo dentro, e vi faccio vedere qualche grano di polvere adesso. Tutte queste strisciatine qua sono grani di polvere. Ce n'è uno addirittura che sta ruotando su se stesso perché si vede che cambia di intensità luminosa. Due grani ci arrivano vicinissimi, così vicini da andare fuori fuoco. E la camera è, diciamo, focalizzata all'infinito, questi ce ne sono vicini. Cosa succede? Che la sonda si inganna, crede che queste cose siano stelle e non grani di polvere, e si mette a inseguire la polvere invece di stare fissa in una certa direzione, per cui si rischia di perdere la missione. Per fortuna il software di bordo è molto furbo, se ne accorge, spegne tutto e rimanda la sonda a 400 km di distanza, fuori dalla nube di polvere che l'aveva vestita. E purtroppo siamo rimasti là fuori fino a qualche mese fa. Quindi non abbiamo avuto delle immagini così belle agosto, settembre, ottobre dell'anno scorso. Adesso ricominciamo a avere immagini belle perché siamo di nuovo lontani dal Sole, ma purtroppo, d'altra parte, noi scienziati volevamo andare vicino,
gli ingegneri hanno detto: ma voi siete matti, se andate vicino perdiamo tutto, e hanno vinto loro, quindi ha vinto, diciamo, prevalso la prudenza, e effettivamente siamo ancora vivi, hanno anche avuto ragione. Guardate cosa succede il 29 luglio, è un po' accelerato, ma vedete che bellissimo oggetto, è un regalo che ci fa la domenica quel giorno, ci fa proprio uno spettacolo, ma non ci fa solo questo regalo, ce ne fa un altro, perché vediamo volare via dei massi, vedete? Si staccano e vanno via. Anche questa è una cosa che ci ha lasciato veramente stupefatti. E poi arriviamo al famoso perielio, il 12-13 di agosto, e di nuovo la cometa ci fa un bel regalo, vedete? E arriva, eccolo qua. Fa di nuovo una specie di saluto, no? Ci saluta con questo oggetto. Vedete che esce pure un po' da tutta la superficie, ma ci sono zone da cui escono dei getti molto intensi di polvere e molto ben collimati. E questo è un problema di capire come mai sono così, come rimangono così ben collimati. Forse vengono fuori da quei posti di cui viene fatto cadere uno, quindi arrivano fuori collimati. E primi di novembre, Rosetta, che ha fatto tutto questo giro, riattraversa l'orbita di Marte. Nel dicembre l'Agenzia Spaziale Europea dice: vi do altri 9 mesi di vita, perché funziona tutto così bene che è un peccato spegnere il tutto. E noi, vabbè, grazie, continuiamo quindi a lavorare. Per cui alla fine abbiamo preso la cometa qua, l'abbiamo seguita, e invece di finire qui stiamo ritornando più o meno nella stessa zona di sistema solare in cui l'abbiamo avvicinata. Dove siamo oggi? Allora vedete, qui è l'orbita di Giove, questa è l'orbita di Marte, questa è l'orbita della Terra, la cometa adesso è qua. E la sonda è assieme alla cometa, quindi stiamo andando in questa direzione sempre più lentamente, sempre in virtù delle leggi di Kepler. Quindi siamo stati velocissimi in questo passaggio in perielio, e pian piano la cometa e la sonda hanno rallentato la loro velocità. Quindi adesso stiamo andando verso la fine della missione, che, come vi dicevo, è alla fine di settembre. Nonostante questa distanza dal Sole, la cometa è ancora tanto attiva, evidentemente ha accumulato tanto calore interno da avere ancora energia sufficiente per sparare fuori grani di polvere di gas. Questa è un'immagine che abbiamo fatto con il telescopio di Asiago nel gennaio di quest'anno, e vedete che c'è solita, brutta, piccola cometina, ma tutto quello che noi vediamo, vi ho fatto vedere adesso, è perché siamo là dentro. Quindi la Terra, capite, non avremmo mai visto delle cose così belle come vi ho fatto vedere. Comunque, questa è da Asiago. Questo è lo stesso giorno da bordo della... Questo è Osiris, da bordo di Rosetta, vedete altri getti di polvere. Ve l'ho orientato in modo giusto, cioè vedete che da Terra la coda è in qua, no? E il Sole qua giù. Ma la polvere e i gas all'inizio escono verso il Sole, e solo dopo che la luce, la pressione della radiazione solare la mandano a fare la coda. Da qui a qui adesso sono qualche milione di chilometri, e qui siamo a 20 chilometri. Quindi capite la differenza di informazione di scale. È preziosissima anche questa informazione, perché si dice quanta massa è stata perduta. Ma è anche bello sapere che all'inizio la polvere e i gas escono verso il Sole, e solo dopo qualche giorno, vanno a finire da dietro. Questa è un'altra bella immagine. Lo faccio vedere perché si vede un gettino che si è acceso qua, no? Quindi ci sono proprio sorgenti piccole e localizzate.
e poi si vede questa straordinaria complessità di forme, come se la cometa si fosse distorta, stirata, tutte queste serie di dettagli che per i geologi sono veramente appassionanti. Giorni scorsi Rosetta è partita di nuovo lontana dalla cometa, dalla parte opposta al Sole, per studiare meglio la coda. Vi ho fatto vedere che la coda è dalla parte opposta. Ma infatti vedete che il nucleo qua è nero perché il Sole è dall'altra parte. Ma comunque è ancora tanto, tanto attivo tutto, il nucleo è scurissimo, come vi dicevo. E questa è quindi essenzialmente ieri, o qualche giorno fa. Vi faccio vedere, se ho ancora un po' di tempo, qualche risultato da altri strumenti, ma prima di quello volevo dirvi come finisce a settembre la missione. Come finiamo? Allora, l'idea è ancora, stanno lavorando molto intensamente, ma l'idea è che dal mese prossimo, da maggio, quando la Rosetta è ritornata lì vicino, si cominciano a fare orbite sempre più strette, ci si avvicina sempre di più alla cometa, molto lentamente ci si avvicina alla cometa, finché ai primi di settembre siamo a qualche metro sopra la superficie e con velocità bassissima, al punto tale che potremmo pensare di adagiare Rosetta sul suolo della cometa. Non sarà un atterraggio vero e proprio, non abbiamo carrelli su cui atterrare, no? Ma l'idea è di riuscire a fare immagini fino a pochi metri di distanza dal suolo, e la nostra camera, quella fatta da noi, è capace di rimanere a fuoco fino a pochi metri, trasmettere le immagini e poi adagiarsi sulla superficie e morire lì, nella stessa zona in cui toccò File. Proprio lì dovremmo andare a finire. Speriamo, adesso ci stanno lavorando tanto. Ora, non siamo solo noi di Osiris che abbiamo fatto belle cose, anche gli altri strumenti ne hanno fatte tante. Ne salto qualcuna. Vi faccio vedere solo lo strumento italiano chiamato Giada, che cattura i grani di polvere e su un grano trovano elementi che ci aspettiamo, come magnesio e come sodio. Quindi riusciamo a fare le immagini anche dell'analisi chimica dei grani e ne troviamo tanti. Questi sono tutti granellini raccolti da uno strumento svizzero. E quello che sto a vedere è che ogni granellino ha dato il nome di una persona. Come abbiano fatto, non lo so, ma sono svizzeri. Vedete come sono fatti questi granellini? Sono molto, molto labili. Non sono particelle dure e coese, sono proprio, si spiattellano, per così dire, sulla superficie. Un altro strumento fatto in Svizzera, che si chiama Rosina, fa l'analisi dei gas che escono dalla cometa. Vedete quali gas ha visto? Quindi composti di idrogeno, di ossigeno, di carbonio e di azoto. Una serie molto impressionante, anche di zolfo, no? Di gas che sono stati identificati. Ma allora a qualcuno può venire in mente, se metto insieme ossigeno, idrogeno, azoto, faccio gli aminoacidi? Sì. È stata vista la glicina. È stata vista la glicina, che è il più semplice degli aminoacidi, il più leggero, e quindi l'idea che le comete in qualche modo portino, e sapete che gli aminoacidi sono un po' precursori delle proteine. Ecco, allora, l'altra cosa straordinaria che ha fatto sempre Rosina è che ha misurato la percentuale di deuterio rispetto all'idrogeno, cioè quella che possiamo chiamare anche l'acqua pesante, perché il deuterio è un isotopo dell'idrogeno, un pochino più pesante, perché ha un neutrone. Ebbene, trova che rispetto al valore dell'acqua dei nostri oceani, dove c'è un atomo di deuterio ogni 10.000 atomi di idrogeno regolare, la nostra cometa ha circa il triplo di deuterio. E questo crea un po' di problemi, insomma, sembra che l'acqua di questa cometa non sia esattamente uguale all'acqua dei nostri mari.
e su questo ci si sta lavorando. Un messaggio, diciamo, di orgoglio. Jules Verne immagina, con la sua grande immaginazione, di andare su una cometa, effettivamente noi europei ci siamo riusciti, e dico europei, italiani, torinesi, padovani, romani, eccetera. E per chiudere, visto che ci sono anche dei giovani che ci saranno, la cometa di Halley ritornerà nel 2061. Nel 2061 io probabilmente non ci sarò più. Oggi la cometa è in fondo, qui c'è il sistema solare interno, la cometa di Halley che viaggia in modo strano, perché va in verso contrario a tutti gli altri corpi del sistema solare, è là in fondo oggi, lontanissima, non si vede da terra. Però ci fidiamo delle leggi di Kepler, a un certo punto ritornerà nel sistema solare interno. E quando siamo nel aprile del 2061, per un caso straordinario, l'Halley e la cometa di adesso saranno abbastanza vicini in cielo, per caso, per pochi giorni, ma insomma è interessante questo fatto che chi ci sarà allora potrà vedere anche la nostra cometa vicino a quella di Halley. E finalmente, nell'agosto del 2061, sarà praticamente al periepio. E quindi il mio messaggio è l'incoraggiamento ai ragazzini e alle ragazzine di cominciare a pensarci. Io non ci sarò, posso dare qualche consiglio, ma ci saranno loro, quindi sarà bene che comincino a pensarci. Grazie a loro di questa.